Buongiorno cari fratelli e sorelle, santa giornata. Recitiamo insieme la preghiera del mattino di oggi, sabato 20 marzo 2021. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà per la maggiore tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Adesso recitiamo insieme il Padre nostro. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Preghiera per invocarlo e per chiedere una grazia per sua intercessione. Ricordati, o caro Sant'Antonio, che tu hai sempre aiutato e consolato chiunque ricorso a te nelle sue necessità. Animato da grande confidenza e dalla certezza di non pregare invano, anch'io ricorro a te, che sei così ricco di meriti davanti al Signore. Non rifiutare la mia preghiera, ma fa che essa giunga con la tua intercessione al trono di Dio. Vieni in mio soccorso nella presente angustia e necessità e ottienimi la grazia che ardentemente imploro, se è per il bene dell'anima mia. In questo momento restiamo un attimo in silenzio e chiediamo la nostra grazia. Benedici il mio lavoro e la mia famiglia. Tieni lontane da essa le malattie e i pericoli dell'anima e del corpo. Fa che nell'ora del dolore e della prova io possa rimanere forte nella fede e nell'amore di Dio. Amen. Proseguiamo con la lettura di tre frasi dette da Sant'Antonio di Padova. Diceva: il cristiano deve appoggiarsi alla croce di Cristo come il viandante si appoggia al bastone quando intraprende un lungo viaggio. Ha detto anche: Cristo, che è la tua vita, sta appeso davanti a te, perché tu guardi nella croce come in uno specchio. Lì potrai conoscere quanto mortali furono le tue ferite, che nessuna medicina avrebbe potuto sanare, se non quella del sangue del Figlio di Dio. Se guarderai bene, potrai renderti conto di quanto grandi siano la tua dignità umana e il tuo valore. In nessun altro luogo l'uomo può meglio rendersi conto di quanto egli valga che guardandosi nello specchio della croce. In un'altra frase diceva: qui, in terra, l'occhio dell'anima è l'amore,
il solo valido a superare ogni velo. Dove l'intelletto s'arresta, procede l'amore, che con il suo calore porta all'unione con Dio. Vogliamo concludere ora questo momento di condivisione e di preghiera con un'altra orazione dedicata al Santo. O Dio, Padre buono e misericordioso, che hai scelto Sant'Antonio come testimone del Vangelo e messaggero di pace in mezzo al tuo popolo, ascolta la preghiera che ti rivolgiamo per sua intercessione. Santifica ogni famiglia, aiutala a crescere nella fede, conserva in essa l'unità, la pace e la serenità. Benedici i nostri figli, proteggi i giovani. Soccorri quanti sono provati dalla malattia, dalla sofferenza e dalla solitudine. Sostienici nelle fatiche di ogni giorno, donandoci il tuo amore. Amen. Sant'Antonio di Padova, prega per noi. Sant'Antonio mio Padre.